Wow, quel portale era di grande effetto, capo, ma non ne capisco l'utilità. Oh, Meepat, abbiamo problemi più seri. Marshmallow è nello spazio. E se muore, non posso farla tornare in vita. Wow, non sapevo ti interessassi così tanto lei. Lavoro meglio sapendo che il mio capo è di buon cuore. Cosa? A me non interessa niente di lei, ma delle denunce. Ne abbiamo ricevute fin troppe. Allora fai in modo che la sfida sia di salvare lei, così tutto sarà risolto. Meepat, sei un genio. Ok, ragazzi, la sfida di oggi sarà veramente galattica. Ah, credo l'abbiano capita, formaggio. Solo per sicurezza. Ebbene sì, dovrete andare proprio nello spazio. Costruite un razzo, andate su Marte e recuperate Marshmallow. Ma siccome Marshmallow non è presente, un membro dei fuoricampo dovrà farsi da parte. Che ne dici, coltello? Tu sei bravo a metterti da parte! Certo, credo! Ci servono i materiali per costruire il razzo! Phew! Meepat mi hai proprio salvato la vita. Ci dai attrezzi? È una sfida, noi non costruiamo tutti insieme. Comunque, avete soltanto un'ora di tempo per salvare Marshmallow. Se non lo farete, lei morirà e voi sarete tutti a rischio di eliminazione. Non vi preoccupate, ragazzi! Ce l'ho io qualche attrezzo! Wow, questa sfida sta andando liscia come l'olio! Volevi dire ghiaccio? Ehi, io credo che a costruire il razzo dovrebbe essere provetta. E cosa ce lo farebbe pensare? Perché vedi, le provette vengono usate negli esperimenti scientifici. Quindi lei se ne intende di scienza. Oh, solo perché c'è una provetta pensi che sia brava nelle cose scientifiche? Non mi piacciono le persone che ragionano come te. Casa, ma non era quello che intendevo! Le persone come te mi c'hanno la nausea. Ok, vado a prendere qualche attrezzo. Vediamo come funziona. Oh, limoni! Ancora? Ne ho abbastanza di quei cosi! Sono bravissimo ad arrampicarmi sugli alberi! Michelino, che cos'è? Scusa, la mia barretta di cioccolato si è sciolta di nuovo. Comunque, ecco i limoni. Ah! Ehi, ci presti gli attrezzi? Beh, ecco, vedi, se adesso io ti dessi gli strumenti sarebbe un po' come sabotaggio perché la nostra squadra deve vincere. Casa, e come fai ad essere così egoista? Oh, scusa, non pensavo di essere diventata così. Ecco, tieni gli attrezzi. Grazie. Ecco, tieni gli attrezzi. E adesso mi faresti il piacere di chiedere a Provetta di costruire il razzo? Ok, provetta? Pennello dice che sei bravo a costruire cose scientifiche perché sei una provetta. Quindi costruiscila, ma se la mangiai male, capisco perché. Visto? Avevo ragione. Questa volta, Pennello, questa volta. Allora, posso aiutarvi in qualcosa? Non so, palloncino, tu non sei molto popolare. Ascoltate, lo so che sono un po' autoritario, ma non sono mica cattivo! Datemi la possibilità! Ma certo che puoi! Ehi, vista, ce l'ho fatta! Wow, hai davvero aiutato! Sfigato. Ehi! Veloci, manca soltanto mezz'ora! Dobbiamo procedere al decollo! Anche se solo tre persone possono entrare nel razzo. Andrò io! Ma che stai facendo? Sto scrivendo quello che riguarda voi due sul mio fantastico blog! Sei davvero strano, sai? Ma comunque non dovresti aiutarci invece che stare lì a guardare? Oh, l'avevo dimenticato! Sono abituato a stare lì a guardare, non a competere, capisci? Ok, risparmi il fiato per l'intervista, cielo. Adesso entra in quel razzo! Yang Yang, vai anche tu! Yay! No, non aiuterò dei perdenti! Ci serve un volontario! Mi propongo io! Ah, vuoi sabotarci, eh? Te lo scordi! Oh, andiamo! Baseball, Palloncino non è cattivo, dategli una possibilità, ti prego! Ah, va bene, puoi Vengo andare! anch'io! Ah, puoi andarci, basta che bassi il volume! Scusa. Ci serve un terzo Farò volontario. qualsiasi cosa per salvarla, come mia nuova amica, e io sarò lì per lei! Ok, devo aver saltato qualcosa. Comunque, partite. Sono davvero lenti. Taci, È solo prospettiva. Si stanno muovendo alla velocità di. sei solo un secchione. Dov'è Coltello? È l'unico ad essere decente. Dora, tu sei la mia unica vera amica. Nessuno mi capisce. Hola, señor, me gusta pedir picante. Oh, beh, interessante. Chi c'è? Ehi, Coltello, guarda questa fantastica foto. E adesso mostriamola a tutti. Per favore, no, non mostrarla a nessuno! Per favore, farò qualsiasi cosa! Qualsiasi cosa? E Se. farai qualunque cosa che ti dico fino alla fine della competizione, io non mostrerò questa foto a nessuno.
altrimenti sai che risate. Allora accetti? Ah, affare fatto. Ehi là! Ehi là! Ehi là! C'è nessuno? C'è nessuno? C'è nessuno? Oh, fantastico! Semplicemente fantastico! Ora sono sola! Proprio come Romina! Yikes! Adesso mi sento in colpa! Ah! Alieni! Ah, che sollievo! Ehi, Marshmello, ti abbiamo trovata e sei anche vivo! Sì, grazie! Yeah! 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 Wow, la gravità è strana qui! Torniamo indietro! Ma che peccato! Un uovo! Devo assolutamente aggiornare il mio blog. Aspettate, ma non c'è campo qui. Oh. Prendiamolo comunque. Proveremo a farla tornare come prima. Mi dispiace, Marshmallow. Non sarebbe dovuta finire così. Yeah, sono tornata! Una bella notizia è che non sono morta nelle profondità dello spazio. Beh, almeno sei tornata sana e salva. Oh, beh, anche oggi niente denunce. Cioè, volevo dire, yay, sei tornata! Vuoi dire che quest'uovo non è Marshmallow? Che cosa? Marshmallow, stai bene? Sono così contenta! Anche io! Non importa a nessuno. Comunque, le lampadine brillanti sono di nuovo a rischio di eliminazione, perché quell'uovo non è Marshmallow. Ehi, aspettate un secondo, che cosa diavolo è quell'uovo? Sai che ti dico? Non mi importa. C'è stato troppo suspense oggi. Ma non è un enorme rischio portare una forma di vita aliena sulla Terra? Non credo, lo terrò io. In fondo mi ricorda quello che sono veramente. Lo terrò a bada io, così avrò qualcosa da fare nei momenti di solitudine. Sei proprio patetico. Sì. Mi Stefano, ti ho portato gli spaghi! Non puoi capire quanto ci ho messo per prendere gli spaghi! Vater, non voglio i tuoi spaghi, sono verdi. Io voglio quelli rossi. Adesso vammi a prendere quelli giusti. Non mi ascolti mai. Oh, certo, subito, Mr. Stefano! Comunque, le lampadine brillanti sono a rischio di eliminazione per la seconda volta, quindi uno di loro verrà eliminato. Capito? Perché non sono molto brillanti. Oh, oh! Questo programma è stato offerto da Walmart! Walmart ha di tutto! I biscotti e l'uvetta. Una vera prelibatezza per il palato, giusto? Sbagliato! Questi piccoli demoniaci sono la causa di quello che la gente chiama riscaldamento globale! Non ci credi, eh? Vi ricordate il ghiacciaio del primo episodio? Beh, ora che il ghiacciaio si sta sciogliendo! Ed è tutta colpa dei biscotti all'uvetta! Quindi, per favore, la prossima volta che volete un biscotto, scegliete quello con gli scagli al cioccolato, quelli al cobaleno o al burro di arachidi. Qualsiasi cosa tranne che i biscotti all'uvetta! Perché il biscotto della fortuna ha detto la nostra fine cadrà su di noi, proprio come i fiocchi d'avena con l'uvetta. E poi ammettiamolo, quel biscotto fa pure schifo. Bleh. Grazie e arrivederci. Ah, sono assetato! Cosa stai complottando? Ma cosa stai dicendo? È solo che c'è una macchina distributore proprio là! Oh, io voglio Dr. Fizz! Ma l'acqua serve per mantenere il nostro corpo pulito! No, l'acqua è per perdenti! Come te! Ti sbagli, sai? Dobbiamo assolutamente prendere dell'acqua! Acqua! Dr. Fizz! Acqua! Dr. Fizz! Acqua! 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 Oh no! Cos'è successo? Casa, come hai fatto a trovare il mio laboratorio segreto? Tu hai un laboratorio segreto? Ma certo che ce l'ha! Lei è una scienziata pazza! Intenzione. Beh, adesso che siete qui, dovrete seguire le regole della scienza! Regola numero 1, non toccate nulla! Non ti azzardare! Fermati! No! No! E che cavolo, avete appena distrutto il mio esperimento, ma perché vi comportate come dei bambini di 5 anni? Se io non fossi attaccato a Yang, tutto questo non sarebbe successo! Questo perché sei un perdente! Ho capito, adesso userò il mio nuovo esperimento. L'ho chiamato esperimento 626. E che cosa fa? Beh, visto che siete insieme continuate a litigare, perciò come scienziato proverò a separarvi con questo esperimento fantastico.
funzionerà? E come dovrei saperlo? In fondo non l'ho mai testato, ma per fortuna ho qui proprio la fantastica cavia. Prendi Yin come cavia! No, Yang! Questo è troppo. Volevo dire, sì. Ha funzionato. Adesso noi... Ehi, coltello. Ho rovesciato il mio frullato proteico. Ah, fantastico. Preparamene un altro schiavo. Schiavo? Chi sei tu per darmi dello schiavo? Io non farò nulla. Cioccolato o vaniglia? Lo voglio la banana, idiota. Lampadine brillanti, seguitemi nell'area di illuminazione. Riesci a fare tutto questo casino mentre parlo? Sai quanto mi dispiace. Ebbene sì, magari. Iniziamo l'eliminazione. Fermi tutti, dove sono Yin Yang e Provetta? Eccoci qua. Ciao ragazzi. Wow, sei un po' diverso Yin Yang. Forse hai cambiato cravatta? No, Provetta ci ha dato una pozione che ha separato me e Yang in due persone differenti. Wow, incredibile. E dove è andata a finire all'altra parte? È fuggito! Non so dove sia andato! Beh, non ci mancherà molto. Comunque, ecco i premi di oggi. Essi sono bastoncini. Eh già, abbiamo ricevuto tantissimi voti, perciò non poteva non essere speciale. Marshmallow, Provetta e Mela, voi siete salvi! Vieni, Marshmallow, puoi avere il mio bastoncino. Oh, grazie, Mela! Ah, almeno penso! Pennello, lampadina e ventaglio. Siete salvi anche stavolta. Oh, non sono come biscoccio all'uveccia, ma mi difenderò lo stesso. Ok, questo è disgustoso. Bene ragazzi, è tra Yin Yang e Ciliegia. Beh, si può dire che le ciliegie siano molto unite, al contrario di Yin. È per questo che sto meglio senza Yang. Già, infatti noi non siamo noiose. Mi prendo, mostra i risultati. Mi dispiace, Ciliegia. Oh, beh, lo sapevo. Ce lo meritavamo. Cosa intendi, Ciliegia? Voi siete fantastiche! Nessuno avrebbe scoperto il piano di scatola senza di voi! Perché? Aspettate io, Marshmallow su Marte! Cosa? Ma perché lo hai fatto? Lei era riuscita a rovinare il mio spettacolo! Così ho perso il controllo! Mi dispiace, Marshmallow! Perdonami, scatola! Beh, grazie per aver accettato le nostre scuse! Sì, sì, Ciliegia, su, adesso entrate nel portale. Beh, prima di andarmene vorrei dire che... Perché l'hai fatto? Non siamo più connessi fra di noi, puoi andare ora! Me ne andrò e ucciderò tutti quanti, incluso te! A me sembra tipo tutto bravo!